In campo contro la violenza sulle donne. Questo è il titolo della manifestazione sportiva con cui il calcio giovanile e femminile del Messinese ha celebrato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti, delegazione distrettuale di Barcellona Pozzo di Gotto, si è svolta allo stadio Pippo Giacobbe di Rocca di Caprileone. Oltre alle atlete delle Milan Academy, donne di Rocca di Caprileone, in campo c'erano anche le calciatrici del comprensorio del Tindari, JSL Brolo, Stefanese e Vivi Don Bosco di Barcellona. Barcellona Pozzo di Gotto. Oggi siamo qua per combattere in campo contro la violenza sulle donne. Come già in precedenza ho detto ai ragazzi, è importante che loro si facciano ascoltare dai genitori e che non abbiano paura dei genitori e neanche dei compagnetti, di confidarsi con i genitori e con i compagni, ripeto. E ai genitori dico di ascoltare di più i loro figli, non corriamo sempre dietro al lavoro o altro, pensiamo di parlare spesso con loro, capirli, non rimandiamo mai un discorso con i nostri figli. Abbiamo accettato ben volentieri l'invito della federazione per questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne, perché crediamo che le associazioni sportive, in questo caso la scuola calcio, sia un'istituzione importante dove verranno fuori gli uomini, le persone del domani, e quindi siamo in prima linea per cercare di sensibilizzarli e cercare di combattere il più possibile questo fenomeno.